Ciao, benvenuto in questo video dove voglio vedere con te che tipo di dieta devi fare per ingrossare gli addominali. Infatti, se mi stai seguendo, fino adesso abbiamo visto che la dieta però non è un requisito fondamentale, o meglio, non è il primo requisito che serve. Allora, abbiamo visto che il primo requisito è l'allenamento, poi dopo ci può essere la dieta e voglio subito sfatare il falso mito perché normalmente si pensa che si debba avere una dieta ipocalorica con un deficit calorico, quindi mangiare poco. E invece questa è una grandissima sciocchezza se il tuo obiettivo è ingrossare gli addominali perché c'è in vista. Infatti la prima cosa è che la dieta sia o normocalorica, normo, o leggermente ipercalorica. Poi adesso vediamo bene che cosa vuol dire, ti spiego per bene. Allora, se il tuo obiettivo è ingrossare gli addominali, quindi ipertrofizzarli, come per un qualsiasi muscolo, quando vuoi ingrossarlo, beh, c'è bisogno di un'alimentazione normocalorica, in rari casi, leggermente ipercalorica. Leggermente ipercalorica cosa vuol dire? Se tu hai calcolato che il tuo fabbisogno giornaliero è di 2000 calorie, devi stare più alto di un 10-15% massimo, questo per evitare di sporcarti. Ok, ci sono diete ipercaloriche che fanno, raddoppiano anche quello che è il fabbisogno, ma non è questo il caso, cioè sono molto rari i casi. Se tu vuoi ipertrofizzare, tirare fuori gli addominali, ingrossarli e rimanere al contempo abbastanza pulito, ci vuole una dieta ipercalorica di un 10-15%. Questo è quanto, quindi normo ipercalorica. Questa è la prima cosa. Se fai domande, scrivi qua sotto, sarò felice di risponderti. Poi la seconda cosa che la tua alimentazione deve avere, e questo è un errore fattissimo tante volte, togliere i carboidrati, veramente ridurli all'osso. Invece qui i carboidrati devono stare sul 40% barra anche 50% del tuo fabbisogno. Cosa vuol dire questo 40-50? Come è fatto? Deve essere fatto prendendo carboidrati principalmente da verdura, da frutta, e poi ci stanno altri carboidrati derivanti dai cereali, come un esempio l'avena. Se ti alleni in palestra ti avranno detto mille volte che a colazione devi mangiare l'avena. Oppure anche i legumi vanno benissimo, ok? Quindi questo è un esempio. Poi, 3. I grassi vegetali ci devono essere. Anche qui spesso si tende a eliminare del tutto i grassi, che i grassi, quelli che fanno male, delle carni, le carni grasse, va benissimo che li elimini. Però grassi vegetali, e perché ci devono essere i grassi vegetali come quelli che trovi in noci, mandorle, tutta la frutta secca in generale, comunque. Oppure l'olio extravergine d'oliva, le olive stesse, perché questi contribuiscono alla formazione delle membrane cellulari, quindi anche alla salute, ok? Quindi è importantissimo. Cioè, chi ti dice di eliminare i grassi non ha capito niente di questa roba qua. Quindi è importante che tieni grassi, ok? Quindi grassi vegetali, quindi dieta normo ipercalorica di un 10-15%. Carboidrati 40-50%, grassi vegetali. Poi altra cosa, che la tua dieta dovrà essere normoproteica, quindi normoproteica o leggermente iperproteica. E adesso ti spiego anche qui che cosa vuol dire. Proteica. Sì, scusa se magari scrivo male, ma cerco di scrivere veloce, ipertrotoica, ho scritto, vabbè, mettiamo la IBA, la scusa, proteica. Questo cosa vuol dire? Tu conta che l'ARN solitamente, che è quello che consigliano di proteine, è un grammo scarso, anche 0,7 grammi di proteine per chilo corporeo. Questo cosa vuol dire? Arrotondiamo, se pesi 70 kg dovrai avere 70 grammi di proteine. Se fai attività fisica pesante e vuoi ipertrofizzare un muscolo, beh, io ti consiglio di stare anche su 1,5,
Quindi se pesi 70 kg, 70 per 1,5, boh, cosa fa? 100, 110, una cosa del genere. Quindi dovrai stare anche leggermente più alto. Quindi tieni 1,5 grammi di proteine, di buona qualità ovviamente, per il tuo peso corporeo. Questo è fondamentale. Devi considerare che i muscoli sono formati dalle proteine, che a loro volta sono formate dagli aminoacidi. Se non hai i mattoncini, tu puoi fare l'allenamento ipertrofico che vuoi, però difficilmente metterai su muscolo perché ti manca la benzina, la materia prima, ti mancano i mattoni, che sono le proteine. Quindi cerca di avere un'alimentazione normo iperproteica, meglio leggermente iperproteica, soprattutto se stai facendo una fase di definizione. Qui apro parentesi, l'alimentazione dell'italiano medio è sottoproteica, è ipoproteica, non mangia le proteine. Me ne sono accorto anch'io sulla mia pelle perché nel primo momento che sono diventato padre, normalmente alcune abitudini, se non ci stai attento, tendono a scemare e quindi tendi a ingrassare anche di più se hai un'alimentazione sottoproteica, ipoproteica con poche proteine, ok? Allora, quindi norma ipercalorica, 40-50% carbo, grassi vegetali. Norma iperproteica e poi l'ultima e forse la più importante, 5-6 pasti al giorno. Ok? Devi cercare di frazionare il tutto in 5-6 pasti al giorno. Voglio sfatare un mito. Allora, molti dicono adesso è in voga il digiuno intermittente, è tantissimo in voga, l'ho fatto anch'io, per carità funziona, però funziona soprattutto se vuoi definirti. Però qui c'è un problema, qui c'è proprio il nocciolo della questione. Se tu vuoi definirti, ma non hai massa muscolare, o comunque ne hai poca, perché tu abbia massa muscolare, però se ne hai poca è un problema. Perché cosa vai a definire? Definirai ben poco, è un po' come uno scultore che se ha. Gli manca la materia prima, cioè il marmo, e a un certo punto finisce cosa scolpisce? Niente. Allo stesso modo, prima dovrei ingrossare gli addominali perché si vedano. E questo è l'errore della maggior parte delle persone. Vuole che si vedano gli addominali, ma prima non li hai ipertrofizzati. Questo è un grosso problema. Quindi la tua alimentazione 5-6 pasti al giorno, il digiuno intermittente funziona per la definizione molto bene. C'è chi dice anche che funziona per la massa, ma io sinceramente ho provato, ho letto tanto, per la massa può funzionare, ma ti sporchi tantissimo. Questo perché 5-6 pasti al giorno, ogni pasto non deve, seguimi, non deve superare le 500-600 kcal, perché se tu vai a superare questo valore tenderai ad avere una secrezione insulinica molto alta. E quindi tenderai a sporcarti, ad accumulare grasso. Quindi ecco perché 5-6 pasti al giorno. Mettiamo che il tuo fabbisogno è di 2005, ti fai 6 pasti, comunque tutti intorno a, ok, tre principali 550, 600, poi quegli altri di a 300, 400. Questo è importantissimo. Magari non è chiaro questo concetto, magari clicca sotto, lascia un commento. Sarò davvero felice di risponderti. Ok? Quindi ricapitoliamo. Se vuoi ingrossare gli addominali, la tua alimentazione dieta dovrà essere normo ipercalorica, 40-50% carbo, ok? Grassi vegetali, dovrà contenere grassi vegetali, normo leggermente iperproteica, abbiamo detto 1. Diciamo 1,5 grammi di proteine per chilo corporeo e fare 5-6 pasti al giorno. Questo è importantissimo per tenere a bada la glicemia, quindi anche la secrezione insulinica. Ok? Quindi questo è quello che io oggi volevo condividere con te. Se hai domande, scrivi pure, lascia un commento, davvero mi fa piacere risponderti, aiutarti. Anzi, ti dirò di più. Se sei arrivato in fondo a questo video vuol dire che veramente l'argomento ti interessa, ti piace, sei veramente intenzionato a ottenere un addome più piatto, scolpito, bello asciutto che si veda,
Quindi scrivimi un messaggio privato e sarò veramente contento e felice di darti una mano a realizzare il tuo piano di allenamento. Questo quindi per oggi era quanto. Io spero di avere, ho veramente cercato di dare il massimo che potevo per questo argomento qui. Lasciami un bel pollice in su se il video ti è piaciuto, così ne metterò altri di questo tipo. Ok, ci vediamo nel prossimo video. Ciao da Mattia!